non credo sia così importante domandarci in che modo la testa può aiutarci a correre, ma bensì in che modo correre può aiutare la nostra testa. Buongiorno ragazzi, oggi è seconda puntata di come riprendere a correre dopo il periodo di quarantena. Ieri abbiamo parlato dell'aspetto atletico, oggi invece parliamo di quello psicologico. Dal punto di vista intuitivo sappiamo benissimo che questo periodo di lockdown ci ha creato qualche problema psicologico che comunque ha avuto un impatto anche sulla corsa. Io non sarei in grado di descriverlo in maniera dettagliata, lascio quindi la parola a Cesare Picco, famoso psicologo della corsa, che ci racconterà in poche parole quali sono gli impatti psicologici che questo periodo ha creato e soprattutto come risolverli e come ripartire dopo il periodo di quarantena. Nei prossimi giorni parlerò di cosa ho fatto io in questo periodo. Nel frattempo, se foste curiosi, sappiate che nel canale YouTube di Up and Run è un'app che vi consiglio perché nei prossimi mesi sicuramente torneremo a correre. Questa app vi spiega quali sono le possibili gare a cui potreste partecipare nei prossimi mesi. Ho partecipato sabato alla diretta con Emma Quaglia. Se vi interessa, vi lascio il link qua sopra per vedere cosa ho detto. Nel frattempo, lascio la parola a Cesare Picco che vi descrive al meglio come riprendere a correre dal punto di vista psicologico. Poi tornerò qui e vi racconterò le mie impressioni finali. Ciao e a dopo! Ciao a tutti, molti mensili di settore, molti siti di settore che trattano il tema della corsa hanno chiesto ad alcuni miei colleghi, quindi ad alcuni psicologi, in che modo la mente può aiutarci ad affrontare il ritorno all'attività podistica. Ci ho riflettuto anch'io e ho pensato che possa essere più utile ribaltare questa domanda. Ovvero, non credo sia così importante domandarci in che modo la testa può aiutarci a correre, ma bensì in che modo correre può aiutare la nostra testa. Il punto secondo me è proprio questo, che la corsa può supportarci e darci una notevole mano in un periodo di affaticamento. Onestamente. Chi più chi meno siamo tutti affaticati, siamo stati in casa circa 2 mesi, affrontando ognuno delle proprie fatiche. Quindi la testa, la nostra testa, la nostra psicologia non ha così tante energie per supportarci in una nuova battaglia, che potrebbe essere il tornare a correre. In modo agonistico. Credo quindi che sia importante utilizzare la corsa come strumento per aiutare una testa fiaccata nei mesi passati. Secondo me potrebbe essere utile concepire la corsa unicamente come un divertimento, come una passione, quindi metterei da parte le velleità agonistiche. Il desiderio di tornare a gareggiare anche perché non sappiamo quando questo avverrà, se avverrà tra 1 mese, tra 2, tra 5 o tra 1 anno, non lo sappiamo. Ci muoviamo in una cornice di incertezza notevole. Inoltre, secondo me dobbiamo considerare che l'allentamento del lockdown non significa che siamo al termine, al traguardo di un percorso, ma siamo ancora nel percorso. Il lockdown è il primo step raggiunto di un percorso molto molto più lungo. Ci sarà il secondo step, il terzo step, il quarto step. Quindi la fatica non è finita, non è terminata, continuerà. Per riuscire a fronteggiare questa fatica, la corsa può diventare uno strumento importante. Chiaramente va vissuta con passione e con divertimento. Se riusciremo a viverla in modo leggero, spensierato, credo che sia e sarà qualcosa di molto prezioso nella vita individuale e anche sociale. Perché siamo tutti individui e anche esseri sociali. Se uscendo di casa riusciremo a svuotare la mente, a rilassarci, poi quando torneremo dalla nostra famiglia, dai nostri affetti,
riusciremo a dare una ventata di allegria, spensieratezza e tutti quanti gioveranno del nostro nuovo atteggiamento, quindi sviluppando un domino positivo. Un aspetto ulteriore che vorrei trattare, che ci tengo a trattare, è di dire come io affronterò questo nuovo periodo. Va detto che alcuni runner, alcuni della comunità dei runner, hanno affrontato il primo periodo dell'emergenza sanitaria con poca serietà, quindi prestando poca attenzione alle indicazioni sanitarie. Dato che alcuni runner hanno trasgredito le normative, siamo stati etichettati e siamo stati vittime di parecchia rabbia. Innanzitutto credo che sia importante rimanere all'interno delle indicazioni del governo per evitare che la nostra passione e uno strumento di benessere ci possa venire tolto. Questo secondo me va detto, quindi è importante riprendere a correre, ma rimanendo all'interno delle indicazioni del governo. E questo è il primo punto. Il secondo punto, secondo me altrettanto importante, è di essere consapevoli che insomma, l'odio verso la comunità dei runner non è che c'è stato e ci sarà. Quindi quando uscirò di casa il 4 maggio o i giorni seguenti io darò per scontato che qualcuno, come è già successo, mi insulti oppure ti fermi per cercare una colluttazione, per cercare di prendersela con me e di arrivare alle mani. È capitato, insomma, di incontrare delle persone ormai più di un mese fa che cercavano di litigare con me, dato che correvo. Quando uscirò nei prossimi giorni, darò per scontato che questa cosa possa succedere ancora. Quindi mi munirò di una disposizione, una disposizione d'animo molto zen e qualsiasi cosa accada e mi venga detta, me la lascerò scivolare addosso, perché esco a correre unicamente per rilassarmi. Quindi rispettiamo le normative e rilassiamoci, divertiamoci indipendentemente da qualsiasi cosa ci possa venire detta. Io vi saluto e vi auguro buone corse, rispettando le indicazioni normative. Ciao e alla prossima. Ciao ragazzi, eccoci tornati nello studio, soltanto due commenti finali. In primo luogo sono assolutamente d'accordo con Cesare che ci ha detto rispettiamo le regole. Sappiate comunque che 2 metri di distanza per uno che corre a 5 al chilometro significa che farete 3 metri al secondo. Se correte a 4 al chilometro, di metri al secondo ne fate 4. Quindi state ben attenti, in pochissimo tempo non distraetevi perché vi potreste avvicinare ad altre persone. Ovviamente il mio consiglio resta quello di Cesare, cioè di rispettare le regole. Utilizzate una bandana se siete in una regione che lo richiede, se potete prendete la mascherina, chiaramente prendete una smart, non quella che vi consentirà di non respirare. Morale della favola, state attenti anche perché comunque, come dice Cesare, lockdown è soltanto un processo, non è un evento. E con questo è tutto, nei prossimi giorni parleremo invece di scarpe. Come vedete, qua c'è la scarpa che recensirò prossimamente. Spero che stiate bene, oggi è lunedì mattina, finalmente possiamo uscire a correre tranquillamente. Divertitevi, ma state attenti perché comunque il lockdown non è ancora finito. Concludo dicendo che noi siamo runner, siamo forti, siamo riusciti a correre in situazioni estreme e anche questa situazione non ci bloccherà, però mi raccomando, rispettate le regole. Ciao, alla prossima!